ma lo vuoi capire? Il ritiro degli ingombranti tu lo devi prenotare. E a proposito di prenotare, un vecchio divano, un televisore con schermo maxi rotto, un materasso sfondato da conferire nell'isola ecologica di Venafro. Quando verrete? Si sente chiedere a telefono un uomo. Dall'altra parte del filo, residenti utenti che credono di stare al telefono a prenotare il ritiro dell'ingombrante rifiuto di cui non vedono l'ora di disfarsi. In realtà chi risponde non ha nulla a che fare con l'azienda che gestisce il servizio. È un privato cittadino e quel numero di telefono associato su internet al centro comunale di raccolta è di casa sua. Sta di fatto che selezionando l'opzione chiama non ti risponde un operatore, ma come dicevamo il protagonista del qui pro quo, inizialmente incredulo, poi con il susseguirsi delle telefonate comprensibilmente seccato. E la seccatura va avanti da circa una settimana, più o meno da quando il malcapitato ha contattato l'azienda per prenotare a sua volta un ritiro ingombrante. E l'ingombro per ora gli è rimasto lì, accresciuto dalla beffarda disavventura sul web. Difficile capire cosa sia successo, non punto il dito contro nessuno, voglio solo che la sgradevole situazione sia risolta al più presto, ci ha detto stamane. E qualche giorno fa da un referente dell'azienda ha ricevuto rassicurazioni in tal senso. Ma a quanto pare c'è ancora da attendere. A proposito, sembra che in città ci siano persone in attesa del ritiro prenotato settimane fa. Intanto la disavventura telefonica anche oggi continua e il malcapitato ha il suo bel da fare a rispondere a tutti: questa casa non è una discarica.